Passiamo al punto dell'ordine del giorno numero 3, e cioè che è chiamata, siamo chiamati a deliberare sull'ordine del giorno consiliare sulla legge referendaria per l'indipendenza del Veneto. Do per letta questa proposta di legge che arriva non solo da diversi comuni, ma anche dalla regione del Veneto. Avete ben chiaro che l'oggetto della delibera non è il voto sull'espressione che poi ogni singola persona darà nel momento in cui il referendum potrà essere fatto, quanto sulla validità, sulla possibilità di utilizzare lo strumento referendario per esprimere poi la propria opinione a riguardo. È aperta la discussione. Sì, consigliere Marchiori. Uno dei principi ispiratori del giornale che per anni ho fatto a Rossano era la libertà di espressione. Seguendo il motto di Voltaire, non condivido la tua idea, ma darei la vita perché tu la possa esprimere. Ma credo però che tanto idealismo debba avere un limite. Siamo in tempi di crisi e al posto di lavorare per trovare delle soluzioni per uscirvi, siamo qui a discutere di una cosa che non ha né capo né coda. Chiedo, quanti di voi sono convinti che il Veneto possa diventare, veramente una nazione indipendente. O forse sappiamo tutti benissimo che questo referendum consultivo ha come unico scopo quello di fare la voce grossa a Roma, in modo da poter minacciare il governo centrale che se non concede determinate cose siamo pronti alla secessione. Il nostro sindaco sa benissimo che nel giorno del suo insediamento ha giurato fedeltà alla Costituzione, che all'articolo 5 recita testualmente la Repubblica una e indivisibile. Quindi sappiamo tutti benissimo che questa legge regionale che andiamo ad appoggiare è incostituzionale. Per dividere l'Italia c'è bisogno di una modifica alla Costituzione, non di un referendum consultivo. Un conto è promuovere e riconoscere le autonomie locali, il decentramento amministrativo, e un conto è parlare di secessione. Chiedo inoltre al nostro sindaco Martini, ai signori assessori e consiglieri un po' di coerenza. Pochi giorni fa, il 4 novembre, si è celebrata la festa delle Forze Armate, che viene celebrata nel giorno della fine di quella che noi ora chiamiamo Prima Guerra Mondiale. Il nostro sindaco Martini, nel suo discorso pronunciato di fronte al Monumento dei Caduti, ha ribadito che è giusto ricordare e onorare i nostri caduti, che grazie al loro sacrificio ci hanno regalato questi decenni di pace e prosperità. Il passo in più che è giusto fare è ricordare che quella guerra fu vista e combattuta all'epoca come quarta guerra di indipendenza, combattuta con l'esplicito obiettivo di liberare dal dominio straniero le famose città irredente di Trento e Trieste. Infatti, nel nostro Monumento ai Caduti, dopo se avete pazienza leggete, c'è scritto a chiare lettere: i morti gloriosi rivivono nel nome d'Italia. Proprio perché quelle persone, i nostri nonni, zii e parenti, sono morti per fare l'Italia. Vorrei ricordare brevemente due figure di rossanesi che, come suggerisce il sindaco Martini, sono da onorare per il loro eroismo. La prima si chiama Antonio Martini, un cognome un po' ridondante questa sera, forse è solo ironia della sorte. Ebbene, questo nostro concittadino nel 1866, alla vigilia della terza guerra di indipendenza, per non arruolarsi nell'esercito asburgico, eravamo infatti all'epoca non cittadini veneti, ma sudditi dell'impero austro-ungarico, attraversò a nuoto il fiume Po, sotto i colpi dell'artiglieria austriaca, che segnava il confine con l'Italia. Si arruolò con l'esercito sabaudo e combatté a fianco dei nostri connazionali per liberare il Veneto dal dominio straniero. La seconda figura è Maddalena Montalban, moglie di Angelo Comello, che per la sua attività cospirativa finì nelle prigioni austriache. Era infatti in contatto con Garibaldi, Mazzini, Cavour. Fu liberata poco prima dell'annessione del Veneto all'Italia e fu accolta da Mo a Motinello come un'eroina e il paese era addobbato con striscioni e coccarde tricolori. Dopo il 1866 fu invitata da Re Vittorio Emanuele, che la ringraziò personalmente dei suoi sacrifici, ma i lunghi mesi di prigionia l'avevano indebolita troppo e morì di malattia nel 1869. La famiglia Comello venne elevata al grado di nobiltà nel 1899,
proprio per le gesta di Maddalena e altri esponenti di questa famiglia nel periodo del Risorgimento. Voi direte, ma questo qui ci sta parlando di cose accadute nel 1800, non dei nostri giorni. Ma ci tengo a precisare che viviamo in un secolo che verrà ricordato come il secolo in cui ci sarà il superamento del concetto ottocentesco di nazione. Siamo all'interno della Comunità Europea. Ricordo ai colleghi che sostengono questa iniziativa che il Veneto non è più una nazione autonoma dalla fine del 1700. Quindi chi propone questa cosa ci vuole portare indietro di almeno 300 anni. Quindi, per i motivi finora esposti, il mio voto e il voto del gruppo che qui rappresento non può che essere contrario. Grazie, consigliere Marchiori. Altri interventi? No. Allora rispondo io, visto che sono stata citata diverse volte anche personalmente. Allora, purtroppo il Martini, che questo Martini eroe, non è un mio parente, purtroppo. Però non mi discosto assolutamente da quanto detto durante il discorso che ho tenuto in occasione del 4 novembre. E proprio perché amo la Costituzione, proprio perché amo la mia patria, proprio perché sono fedele al tricolore, ho giurato sulla Costituzione, sottolineo che l'atto che noi andiamo a proporre e a deliberare, sottolinea che il referendum si propone come atto di suprema democrazia. Se io sono stata eletta direttamente dai cittadini e non da giochi politici di giunta, è perché un certo Mario Segni nel 92-93 ha proposto il sindaco di tutti tramite un referendum. Prima il sindaco veniva scelto nelle stanze segrete delle giunte che si formavano da diversi gruppi, grazie al referendum proposto da Mario Segni, purtroppo poi le cose sono andate diversamente per le altre riforme elettorali, noi oggi possiamo scegliere il sindaco direttamente. Quindi lo strumento del referendum non solo è l'unico strumento di vera democrazia che continuiamo ad avere, ma è anche uno strumento che io ho adottato e fa parte della mia storia politica da più di 20 anni. Come atto di democrazia per giungere a valutare quella che è l'ipotesi di autodeterminazione, perché qui non andiamo noi ad esprimere un voto sul fatto che siamo o meno favorevoli all'autodeterminazione del Veneto, perché nel momento in cui deliberiamo questo atto, posta la legittimità dello strumento referendario, cioè nel momento in cui noi deliberiamo che lo strumento referendario sia o meno legittimo, la legittimità dello stesso deve essere sottoposta e verificata nello spirito della Costituzione. Quindi può anche darsi che nel momento in cui noi tutti questo referendum abbia la possibilità di essere poi istituito, la Costituzione ne bocci il contenuto e quindi non sarà sottoposto al nostro voto. Ecco. L'interpretazione, ci sono state diverse interpretazioni in materia e alcune autorevoli e altre sicuramente meno. Spieghiamo comunque che quello che si va a proporre questa sera, e lo ribadisco, non è tanto un parere se noi siamo favorevoli o meno all'autodeterminazione del Veneto, quanto al fatto di poterci esprimere in merito, e nel qual caso il consigliere Marchiori si esprimerà in modo contrario, ma lo farà all'interno di uno strumento che noi chiediamo venga istituito. Poi c'è tutto e questo è il discorso, diciamo, meno politico e forse più tecnico Poi diciamo che c'è tutto un discorso politico. Allora, se è vero, come è vero, che il Veneto in questo momento è uno stato, è una regione vista e in modo, diciamo, meno attento, alla quale lo Stato centrale
presta meno attenzione rispetto a molte altre regioni d'Italia, purtroppo è vero, non possiamo dire che non sia così. Lo vediamo dal contingente di insegnanti che viene immesso in ruolo ogni anno, che per il Veneto è sempre minore rispetto ad altre regioni d'Italia, che pure hanno tassi di scolarità e di ragazzi in età scolare minori rispetto a quelli del Veneto. Lo vediamo dai contributi, lo vediamo da quanto ci viene restituito rispetto alle tasse che noi inviamo a Roma, lo vediamo da tantissime piccole cose. Quindi io giustifico anche l'arrabbiatura di molti colleghi sindaci, ma di molta gente della strada, che attraverso questo, che può diventare strumento politico, vuol fare la voce grossa a Roma. Quindi in entrambi i casi io direi e chiedo al mio gruppo di votare a favore, per il fatto che possiamo usufruire di uno strumento che continua ad essere uno strumento di grande legittimità e soprattutto di autorevole democrazia. Altri interventi? No. Dichiarazione di voto? Vediamo per fatta. Allora, quanti sono favorevoli all'ordine del giorno consigliare sulla legge referendaria per l'indipendenza del Veneto? Allora. 8 favorevoli, quanti contrari? 1, Marchiori, nessun astenuto.